Ho trovato molto interessante la prospettiva con cui hai guardato il problema del danno erariale. Ricordo alcuni anni fa di aver tentato con un collega economista di mettere in piedi una tesi di laurea che prendesse in esame il costo per lo Stato della riscossione dei proventi ex legge Ronchey, delle royalties, delle fotografie, dei beni fotografati del patrimonio culturale, nella convinzione, non ho i dati, che lo Stato pagava molto più di quanto incassava. Poi la cosa non si è fatta perché era effettivamente troppo complicata. Così come il suo fugace riferimento alla legge 241, non so quanti in sala abbiano mai pensato di adire la legge 241 per essere informato su qualche fatto. A me è successo una volta sola e mi è bastato per un problema di situazioni universitarie. Feci un accesso alla legge 241 e dopo un certo tempo al Ministero dell'Università, ebbi la risposta che siccome la cosa riguardava l'accesso agli atti del CUN, cioè del Consiglio Universitario Nazionale, io mi ero rivolto al Ministero, perché era la firma del Ministro sotto un atto di consulenza del CUN, e il Ministero non era tenuto a dare nessuna comunicazione perché il CUN è un organo di consulenza. Allora ho capito che la legge 241 ancora una volta è una legge tra le tante che poi viene interpretata a seconda di come vuole essere interpretata e quando vuole essere interpretata. E non avevo nessuna voglia di andare dall'avvocato Belisario per dire che devo fare per fare un prossimo passo. Ma al di là di questo, grazie mille di questo intervento, davvero un po', posso dire, sghembo, no? Rispetto a certi modi un po' forse pigri di vedere le cose. E avvocato Simone Aliprandi, quando non c'è una licenza, lo strano principio open by default sui dati della pubblica amministrazione. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, se Ernesto è stato un po' provocatorio, io entrerò nello sgradevole. Mi hanno già tirato le orecchie stamattina per un paio di cose, quindi vi avverto. Non dico molto su di me, qua nelle slide trovate un po', se qualcuno vuole leggere un po' le cose che faccio online, sono abbastanza presente anche su Twitter, appunto stamattina ho già avuto modo di farmi sentire. Salto questa slide, iniziamo con la provocazione che in realtà ha già lanciato Ernesto. Io suggerirei, allora, la mia ottica, la sua è l'ottica dell'avvocato amministrativista, la mia è l'ottica di un avvocato che si occupa principalmente di proprietà intellettuale in un'ottica open, tra l'altro. Mi sono quasi sempre occupato di questi temi con più l'ottica di colui che vuole innovare e trovare nuovi modelli per l'applicazione della proprietà intellettuale. Quindi una prima provocazione è di iniziare a entrare in quest'ottica, cioè smettiamola di inventarci diritti che non ci sono, di mettere il copyright su cose che non dovrebbero in cui il copyright non dovrebbe esserci. Già questo è un passo in avanti. Siamo portati invece a pensare che tutto sia sotto copyright e dobbiamo andare a cercare le eccezioni, che è un po' il principio del open by default. Questo principio open by default ha cercato di scardinare questa convinzione e dire no, poniamo come regola che i contenuti, i dati della PA siano open e creiamo solamente le eccezioni. Però, come giustamente ha già spiegato Belisario prima, questo passaggio sta facendo fatica ad entrare nella testa di coloro che poi devono prendere decisioni su questi temi. Quindi, prima provocazione è questa: smettiamola di inventarci diritti privativi che non esistono o che non esistono più, perché magari esistevano legittimamente, ma sono scaduti i termini per l'esercizio del diritto. Quindi il copyright, per fortuna, benché sia molto lungo, 70 anni dalla morte dell'autore nel caso di opere creative o altre durate abbastanza lunghe. Pensate a 70 anni dalla morte dell'autore sul diritto d'autore di un software, no? Ok, però questa è la situazione. Ma prima o poi questi 70 anni passano, e quando parliamo di fotografie, di sculture, di quadri, questi 70 anni a volte sono passati ed è cosa nota. Quindi iniziamo a entrare in quest'ottica. Quindi primo step, capire se effettivamente ci siano dei diritti, perché se non ci sono possiamo evitare di star qui a invitare Aliprandi a spiegarci le licenze open, perché se non c'è un copyright le licenze non servono, non ha neanche senso star lì a discutere, a perdere tempo su quale sia la migliore da applicare. Come regola generale, però,
ho due slide per spiegarvi che appunto gli enti pubblici hanno un copyright, lo dice la legge sul diritto d'autore, e lo dice con due norme che solo apparentemente sono in contraddizione tra loro. L'articolo 5 ci dice che sostanzialmente non c'è un diritto d'autore sui testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, sia italiane che straniere. Attenzione che questo straniere, che straniere è pesante, perché vuol dire che sostanzialmente la legislazione sul diritto d'autore italiano vuole andare oltre i suoi confini di comune competenza. Però soffermiamoci su quel concetto lì, ai testi degli atti ufficiali, quindi va interpretata in modo abbastanza restrittivo. La dottrina giuridica, la giurisprudenza, da quando esiste questa norma, quindi dal 1941, perché questo articolo non è mai stato cambiato, l'hanno interpretata in modo molto restrittivo, quindi solo i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle PA. Atto ufficiale mi sembra che sia un concetto chiaro a tutti, non so, una legge, una sentenza, una delibera, ma non è chiarissimo, adesso vi faccio vedere qualche esempio, se cominciamo a parlare ad esempio il verbale che viene fatto dopo uno scavo archeologico, quello è un atto ufficiale o meno? Secondo me sì, perché è un atto che deve essere fatto sulla base di una norma giuridica, quindi non può il dirigente in quel caso non occuparsi di redigere questo documento, quindi viene emesso come documento ufficiale, però ne parliamo un pochettino meglio dopo. C'è questa altra norma che invece però ci toglie il dubbio dal fatto che quell'articolo 5 non vuol dire allora tutto ciò che è prodotto dalle pubbliche amministrazioni è open. Non è così, perché l'articolo 11 specifica che invece c'è un copyright, un diritto d'autore in capo alle amministrazioni dello Stato, alle province, ai comuni, che hanno appunto il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Però appunto la contraddizione si toglie se andiamo a leggere bene l'articolo 5, che parla solamente dei testi degli atti ufficiali. Quindi bisogna estrarne il testo e da quello tirar fuori un contenuto che è di per sé di pubblico dominio, è un public domain, lo chiamerei public domain by law, cioè per legge. È l'unico caso in cui la legge dice che un'opera creativa è fuori dall'ambito del diritto d'autore, quindi per natura è pubblico dominio. E per noi giuristi c'è un'opera creativa essenziale che è fuori dal pubblico dominio, che è nel pubblico dominio per natura, che è la sentenza del giudice. Le sentenze del giudice, a volte quelle di corti di alto livello, sono opere creative di un certo pregio intellettuale, cioè ci sono giudici che scrivono molto bene e a noi servono per fare poi i nostri pareri, per fare le nostre arringhe, per fare libri di commento alle norme. Quella roba lì, se una sentenza viene emessa in nome del popolo italiano, quindi è un atto ufficiale, esce dai limiti del diritto d'autore fin dall'inizio. Quindi queste cose ve le ho già dette. Appunto il fatto che sia da interpretare in modo restrittivo, però il concetto di testo dell'atto ufficiale nel 1941 forse poteva essere un concetto non soggetto a equivoci interpretativi. Al giorno d'oggi siamo sicuri di sapere bene che cos'è un testo di un atto ufficiale, perché un database è un testo? Per un giurista no, però un mio collega informatico dice sì, sostanzialmente una tabella di foglio di calcolo è un testo, il mio collega informatico mi dice sì, se la mettiamo in formato CSV per me è un testo separato da virgole. Un sito web è un testo? Secondo me no, secondo il mio amico che fa test in HTML dice sì, io tiro fuori il codice, per me è sufficiente, quello è un testo in linguaggio informatico. Quindi i tempi, l'evoluzione dei tempi mette in crisi anche l'interpretazione di norme che, come ci ha già spiegato il collega prima, sono state scritte in un contesto e secondo una mentalità che era di un secolo fa, che quindi è molto cambiata. E ho fatto anche altri esempi, cioè il piano regolatore di un comune è un documento ufficiale? È un atto ufficiale? Sì. L'elenco dei toponimi? Sì. Gli orari dei bus? Sì, perché l'ATM di Milano non può svolgere la sua attività senza esporre gli orari degli autobus. È un suo obbligo giuridico, è una sua competenza amministrativa specifica quella di esporre quel dato. Quindi non può dire, no, ma noi abbiamo un copyright su quella roba perché abbiamo investito e quindi vogliamo remunerarci anche sulla vendita di copie di questi dati. Però un dubbio ancora anteriore, diciamo logicamente anteriore, precedente, ma esiste veramente un copyright sui dati? Perché quando parliamo di dati, per noi giuristi si pone anche lì una precisazione.
Perché il famoso diritto che tutela i dati è quello che noi chiamiamo diritto sui generis, diritto sulle banche dati, appunto agisce sulle banche dati, non sui dati in esse contenuti, che è una cosa abbastanza diversa, ok? La banca dati è l'agglomerato di dati organizzato secondo dei criteri che possono essere creativi o non creativi. Il fatto che i criteri siano creativi fa sì che la banca dati sia tutelata da un copyright 70 anni dalla morte del suo autore. Se il criterio è invece non creativo, cioè necessitato, ad esempio tutte le cime delle Alpi dalla più bassa alla più alta, tutte le città italiane dalla più popolosa alla meno popolosa, lì non c'è una scelta creativa, è una scelta tecnica necessitata, mi servono quelle più popolose, quindi quello è il criterio che utilizziamo. Però quello è un database, perché tutte queste popolazioni di città sono state inserite in un database, questa cosa ha necessitato un investimento e quindi la legge prevede che ci sia un diritto, che non è un copyright, come ha detto prima Ernesto, non è un diritto d'autore, è un diritto sui generis, che è un diritto sul database, che copre l'estrazione di dati dal database, non il singolo dato. Il fatto che la città di Pavia abbia 80.759 abitanti, non so, sparato, siamo più o meno quella cifra lì, quella singola informazione non appartiene a nessuno, nessuno ci può impedire di utilizzare quella singola informazione. Ci possono impedire di estrarre parti massicce, parti sostanziali da un database che noi abbiamo realizzato con un rilevante investimento. Questo è il principio. Quindi altra cosa che dobbiamo chiarire prima di star lì a parlare di licenze. Perché se parliamo di singoli dati e singole informazioni, quella roba lì non è tutelata da nulla. Perché non c'è un diritto che la tutela, per fortuna, se no saremmo fermi al 1700, i primi anni del copyright. E tra l'altro, non confondiamo, anche questo l'ha già detto prima Ernesto, lo ribadiamo perché è importante, il concetto di dato col concetto di opera creativa. Questo è un po' colpa degli informatici, perché gli informatici tendono a chiamare dati tutte le cose che si salvano su una memoria, no? Quindi, ma sì, le tue foto, i tuoi testi, sono i tuoi dati. Nel linguaggio poi comune questa cosa è entrata e quindi siamo portati tutti a chiamare queste cose che si memorizzano digitalmente come dati, ma per il giurista no, il dato è quella singola informazione di cui vi ho fatto prima l'esempio, che organizzata in una banca dati diventa qualcosa di tutelato, ma da solo rimane fuori. Tutto il resto è opera creativa, cioè le immagini, le canzoni, i brani musicali, i filmati, quello che era i testi letterari, quello che tradizionalmente era tutelato da diritto d'autore prima che arrivasse questo nuovo diritto nel 1996. Quindi quando parliamo anche lì di immagini, occhio a chiamarla dato, perché nell'immagine abbiamo dei dati, dall'immagine possiamo estrarre dei dati, ma l'immagine in sé è un'opera creativa, dove può esserci anche un diritto d'autore di quelli che durano 70 anni dalla morte dell'autore, quindi la prima cosa che devo andare a vedere è chi l'ha fatta sta fotografia e se questo autore è ancora vivo e se è morto più di 70 anni. Quindi inutile stare lì a discutere su il diritto sui database, perché lì c'è un vero e proprio diritto d'autore. Salvo i casi appunto delle fotografie che sono fuori dal diritto d'autore perché sono opere di mera documentazione, lì dovremmo fare un altro discorso, ve lo risparmio. Questo però era perché, come avete già capito, queste qua sono le prime slide, io non sono arrivato qua a darvi delle risposte, ma a farvi venire dei dubbi, così stanotte dormirete ancora meno di quanto dormivate fino ad oggi. Quindi, chiarite queste premesse logiche, ipotizzando che ci sia un copyright o ci sia un diritto sui generis, allora perché diventa fondamentale lo strumento della licenza? Proprio perché la struttura, proprio il funzionamento del copyright integra un closed by default, cioè se un'opera, il principio fondamentale è quello, se un'opera non l'ho creata io vuol dire che l'ha creata qualcun altro e quindi questo qualcun altro ha un copyright, punto. Se una cosa viene diffusa in rete senza nessun tipo di indicazione, non vuol dire che è libera, vuol dire che è senza nessun tipo di indicazione, quindi io devo, anzi per me è ancora peggio perché mi devo attivare per informarmi chi sia il titolare dei diritti e chiedergli un'autorizzazione. Quindi togliamo anche questa leggenda metropolitana di cui spesso si parla, per cui se una cosa è in rete e non c'è scritto nulla vuol dire che allora è libera. Esattamente il contrario, copyright è closed by default. Ecco perché dobbiamo agire con degli strumenti che invertano questo meccanismo. Quindi o lo si fa con l'applicazione di licenze, quindi con attività volontaria del titolare dei diritti, cioè il titolare dei diritti decide di applicare una licenza e di liberare la sua opera, oppure se il titolare dei diritti è inerte lo fa il legislatore dicendo io creo l'open by default, cioè ti inverto questo principio a priori, ed è esattamente quello che è successo. Però appunto se è il titolare dei diritti
A scegliere questi sono gli strumenti, cioè noi, pubblica amministrazione, titolare dei diritti sul nostro database, o io, Simone Liprandi, autore del libro questo, sugli open data, dove potete trovare tutte le informazioni per approfondire questi temi, ho scelto di applicare una licenza Creative Commons al libro, ho scelto in questa mappa in cui vi potete orientare. Queste non sono tutte le licenze, ma sono solamente gli strumenti, le licenze e le dichiarazioni di pubblico dominio che possono essere coerenti col concetto di open data, come è stato ormai definito dalla community e soprattutto poi anche da normative europee. E quindi abbiamo o due categorie di licenze, quelle che richiedono sia l'attribuzione che l'applicazione della stessa licenza, quello che Creative Commons chiama Share Alike, sia quelle che invece richiedono la semplice attribuzione, che sono sostanzialmente quelle più consigliate. Poi c'è il famoso CC0 di cui prima si è parlato già in alcune slide, che tecnicamente non è proprio una licenza, perché la licenza mantiene comunque un legame col suo titolare dei diritti, cioè un legame tra il titolare dei diritti e la sua opera. Il pubblico dominio è un pubblico dominio, quindi è come se l'autore dichiarasse di essere morto da più di 70 anni, paradossalmente. Quindi è una donazione all'umanità dell'opera creativa. Alcune annotazioni, nel senso, nel nostro ordinamento il CC0 può creare dei problemi, perché noi abbiamo i famosi diritti morali, che non sono diritti di cui l'autore non si può liberare, però entrano in gioco solo sulle opere creative, quelle classiche, quelle dove ci sia un vero e proprio diritto d'autore. Allora, come vi ho detto, se la pubblica amministrazione non sceglie uno di quegli strumenti, arriva il legislatore a dirgli: ok, non ti preoccupare, se tu ti dimentichi, allora noi facciamo una norma che dice che se la gente non trova nulla, non trova nessun disclaimer, non trova nessuna indicazione, di default si va sotto un regime open. Il problema è che l'ha fatto con una complicazione tipicamente legalese, tipicamente da legislatore italiano, per cui... Vabbè, l'ha fatto questa era una premessa un po' storica, sull'entusiasmo del tema open data, trasparenza, di cui si parla molto negli ultimi 5-6 anni, con questo decreto del 2012, e per sfruttare in positivo l'inerzia della PA, quindi la PA non si muove, non vuole cambiare le sue prassi, come diceva prima Ernesto, ok, il legislatore interviene dicendo: io inverto questo principio e sfrutto la tua inerzia. E poi l'ha fatto, questa è la cosa problematica dal punto di vista della tecnica legislativa, l'ha fatto non agendo sulla legge sul diritto d'autore, dove è il posto più logico in cui uno va a pensare e trovare una norma di questo tipo, ma lo fa non toccando la legge sul diritto d'autore, quindi gli articoli 5 e 11 sono rimasti tali e quali come sono nel 1941, e è andata a infilare dei principi all'interno del codice dell'amministrazione digitale, cosiddetto CAD, negli articoli 52 e 68, tra l'altro con un richiamo interno delle due norme l'una con l'altra, quindi l'articolo 52 fa riferimento ad una definizione dell'articolo 68, facendo un giro. Poi, se voi conoscete coloro che hanno lavorato a questo progetto di riforma, vi dicono: ragazzi, fatevene una ragione, questo è stato il meglio che siamo riusciti a fare, sostanzialmente. La voce che mi è arrivata è stata questa, cioè agire sulla legge sul diritto d'autore c'era sostanzialmente un veto da parte del ministero competente, mentre sull'ambito pubblica amministrazione si poteva agire, e quindi hanno scritto questa norma. Allora, vediamo il bicchiere mezzo pieno, meglio che ci sia piuttosto che non ci sia. Crea sicuramente un po' di problemi interpretativi, perché quegli articoli 5 e 11 andrebbero in qualche modo armonizzati con questa situazione. Questo è il principio, dice che se le pubbliche amministrazioni pubblicano qualcosa in qualsiasi modalità senza l'adozione della licenza, si intende il dato come rilasciato in un sistema open, in modalità open, dicendo che per sapere cosa vuol dire open dobbiamo andare a leggerci l'altra norma, cioè l'articolo 68. Attenzione che questa norma non era così fino all'anno scorso, quest'anno è stata modificata con questo sciagurato intervento, perché cosa hanno fatto? Hanno sovrapposto il diritto d'autore al diritto amministrativo anche il diritto sulla privacy, mettendo in una norma un accrocchio di principi che in realtà è meglio che stiano, che viaggiano su binari separati. Non c'era bisogno di mettere questa cosa, perché la legge sulla privacy dice già che se nei tuoi dati hai dei dati personali li devi oscurare. Quindi andare a fare questa ulteriore precisazione non fa altro che far venire dubbi in più all'utente che legge questa norma e comincia a dire: oddio, allora forse aspetta. E quindi, secondo me, questa aggiunta, che è stata fatta un po' sulla spinta di un parere lasciato al garante privacy in questi anni, in realtà peggiora la situazione, nel senso che scoraggia l'open, che già non se la passava bene, diciamo.
Vabbè, questa è la norma che ci dice cosa sono dati aperti, non stiamo lì a guardare le slide, cioè la conoscete, cioè devono essere disponibili secondo i termini di una licenza che ne permette l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali. Non è che ci sia tanto da discutere, cioè basta andare a vedere lo schema che ho fatto prima, sono solo queste le licenze che possono essere coerenti con quella definizione. Se utilizziamo una non commercial, già mettiamo un NC di fianco là, abbiamo già fatto qualcosa che è contrario alla legge, stop. Inutile inventarci, giocare di fantasia. E poi se avessimo ancora dubbi, vi segnalo che questo principio by default è stato ribadito ulteriormente col decreto trasparenza dell'anno successivo, il decreto del numero 33 del 2013, che parla di dati particolari sulla trasparenza pubblica, che quindi non sono forse quelli che interessano a voi, però oddio, potremmo anche discuterne, però in quei casi tutti i dati che rientrano sotto la competenza di questo decreto trasparenza devono essere rilasciati con licenze open. E dice anche chiaramente, forse non ho saltato la slide, no, me la sono mangiata io, dice anche che tipo di licenza, addirittura dice che devono essere solamente una licenza con richiamo dell'attribuzione, quindi non deve esserci neanche lo share alike, perché ci si accorge che in questi casi può essere problematica l'applicazione della stessa licenza sulle opere derivate. E attenzione, perché ci sono sanzioni specifiche per i dirigenti che non ottemperano, quindi non è un discorso di prassi, non prassi, ma noi abbiamo sempre fatto così. Inizieranno ad arrivare le segnalazioni e l'ANAC è l'ente che è tenuto a vigilare, diciamo, sull'applicazione di queste norme. Quindi vabbè, questa cosa l'ho già detta, le parole sono importanti. Se in sei norme abbiamo da una parte atti ufficiali, dall'altra parte si parla di opere, poi nell'articolo 52 parliamo di dati e documenti, e poi si richiama una definizione che parla di dati di tipo aperto ma non di documenti, e poi nel decreto trasparenza invece parliamo di documenti, informazioni e dati. Questa è la nevrosi del legislatore italiano. Ogni anno fanno fare norme a qualche consulente diverso, ognuno si inventa termini, solo che, come diceva Nanni Moretti nel film Dallo Schiaffone, le parole sono importanti, soprattutto nelle leggi, signori. Ok, qui in realtà vogliamo parlare della stessa cosa, abbiamo usato sei concetti diversi. Arrivo alla fine. Ecco, scusate, c'è stato uno spostamento di slide. No, era questa la norma che volevo farvi vedere prima, poi la sistemerò nell'ordine delle slide che pubblicherò. Appunto, dice che per essere dati secondo i criteri del decreto di trasparenza devono essere direttamente immediatamente accessibili a tutti senza autenticazione e identificazione, perché non basta la licenza, ma non devono neanche mettere barriere tecniche per l'accesso. E soprattutto, vabbè, questo l'ho già detto, no, anche sulla licenza è questa. L'articolo 7 del decreto trasparenza dice che devono essere riutilizzati senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettare l'integrità. Quindi al massimo possiamo mettere una non derivative, una non opere derivate. Sono contrario anche a questa interpretazione, però abbiamo fatto già un passo avanti. Inoltre, se abbiamo ancora dubbi, vabbè, questo l'abbiamo già detto, se ci sono ancora dubbi, sono arrivate le famose linee guida sull'open data fatte l'anno scorso, nel maggio 2014, in cui viene detto chiaramente che la licenza, vabbè, questi sono i criteri anche tecnici, interoperabilità anche transfrontaliera e massimo riutilizzo dei dati, questo deve essere l'obiettivo di tutta la discussione sull'open data, ma questa è la licenza, cioè si consiglia l'uso della CC BY nella sua versione 4.0, lo dice il Ministero, dice il governo italiano, quindi non è Ali Prandi o il giurista visionario che ha scritto il libro, è una cosa che è stata acquisita nelle linee guida. Quindi se avete dubbi su quale licenza utilizzare, qua abbiamo un'indicazione, poi in realtà ci sono anche le altre due che la legge ritiene comunque compatibili, però qua c'è un'indicazione molto chiara. Detto questo, sinceramente io sentire ancora, questa l'ho aggiunta stamattina a sta slide, perché tra l'altro la persona che ha parlato di danno erariale mi sembra che non ci sia, però ancora dopo tutto questo sentir parlare di danno erariale mi sembra veramente molto complicato, molto, molto difficile, perché di danno erariale si era parlato già quando si parlava dell'obbligo delle pubbliche amministrazioni di acquisire e utilizzare software open source. Qualcuno aveva sollevato questa cosa che le pubbliche amministrazioni che producono in casa software open source non dovrebbero rilasciarlo ad altre pubbliche amministrazioni perché fanno un danno erariale. Non capivo bene, no, in realtà il dubbio è, no, ma poi se qualcuno, perché la classica domanda, Ernesto lo sa, e se poi qualcuno ci guadagna, immagino che spesso te la fa, e se poi qualcuno ci guadagna, come se le pubbliche amministrazioni fossero in diretta concorrenza con le imprese, è proprio una concezione della pubblica amministrazione sbagliata.
La pubblica amministrazione ha una mission diversa da quella di fare impresa. Quindi il dirigente della pubblica amministrazione che ha paura che l'azienda della sua città faccia dei soldi su quei dati e non ha capito nulla della sua missione. Mi spiace essere così diretto. Ma sì. Sì, è vero, è giusto. L'articolo 108, giusto. Aggiungerò la slide, ottima. Giusto. Quindi nel dubbio, cioè nel senso, visto che di norme su questi temi non sapevano bene se andarne a mettere da qualche altra parte, ne hanno messa una anche, è vero, articoli 107 e 108 del codice dei beni culturali, che vabbè, aggiungerò nella versione definitiva delle slide. Certo. No, ma è vero. Però in attesa che qualcuno decida di fare ordine su tutte queste norme, nel senso che la legge sul diritto d'autore è del 41, è stata aggiornata più volte fino all'anno scorso, quindi non è uguale a se stessa, però forse una riscrittura da capo ormai la richiederebbe. Mi auguro che quando succederà, se succederà mai, qualcuno pensi di chiarire anche questo aspetto del copyright delle pubbliche amministrazioni. Però questo è un po' il campo in cui ci muoviamo. Io poi ovviamente il tempo di stamattina era molto poco, non potevo dire troppe cose, ce ne sarebbero da dire soprattutto sul diritto sui generis, che in effetti è un diritto nato male, che funziona male, ma che abbiamo noi europei e quindi ci dobbiamo un po' tenere e gestire. Però ecco, mi sembra che di linee guida e di indicazioni ce ne siano e siano abbastanza chiare. Io vi ringrazio. Grazie Ali Grandi. Grazie di averci portato anche in aspetti molto tecnici della lettura dei testi giuridici e di avercene fatto vedere gli aspetti paradossali all'interno della legislazione e all'interno poi dell'applicazione della legislazione. Paradosso per paradosso, io mi domando e vi domando, per quanto riguarda il patrimonio archeologico, quanto il problema del diritto d'autore, comunque inteso e esteso, incida quantitativamente sulla massa dei dati. Penso agli archivi storici delle soprintendenze, che sono tendenzialmente di difficile accesso, non parliamo poi dello scarico dei dati in rete, e quanto da un lato noi ci facciamo belli per la quantità di siti UNESCO che abbiamo e ci riempiamo la bocca con il concetto di patrimonio dell'umanità e poi ci sentiamo incapaci di mettere a disposizione di questa umanità ciò che è suo.